Novembre 2008. Siamo in viaggio in Indonesia verso l'Iranjaya, regione remota a confine con la Papua Nuova Guinea. Ma prima abbiamo fatto una sosta nello stretto di Lembe, nord Sulawesi. Immersioni tra mostruose bellezze. Lo stretto di Lembe si trova nella regione nord di Sulawesi. L'isola si estende parallelamente alla costa per soli 16 km di lunghezza e 2 di larghezza e ci sono oltre 40 siti di immersione. In questo stretto, profondo 30 metri, si incanalano le acque del Mar di Celebes e del Mar delle Molucche. L'isolotto di Lembe è completamente ricoperto da una rigogliosa giungla ricca di palme da cocco, banani e altre varietà di piante e fiori. È un ambiente incontaminato. Sull'isola non vi sono strade, ma solo qualche piccolo sentiero che collega tra loro i villaggi dei pescatori e due piccoli resort. È la terza volta che siamo qui. Quest'area indonesiana è meta ogni anno dei più famosi fotografi e documentaristi subacquei. Ah, eccone uno. Dido, ma cosa ci ha attratto qui? Sinceramente, le stravaganti forme di vita sottomarina. Un concentrato di stranezze che, credimi, solo qui si trovano. Terminata la creazione, Dio si trovò con un secchio pieno di esserini buffi e strampalati che gli erano avanzati. Non sapendo che farne, li gettò alla rinfusa nello stretto di Lembe. Questa è la versione di una guida per spiegarci la straordinaria biodiversità di questo mare. È il paradiso delle muck dive, ovvero immersioni su una distesa di sabbia nera di origine vulcanica, dove apparentemente non c'è vita, sono poco ospitali, spesso con scarsa visibilità. Correnti veloci agitano il centro del canale, gli abitanti non rispettano le aree protette, anzi gettano in mare ogni tipo di spazzatura, ma nonostante tutto ciò è la mecca delle più stravaganti e rare forme di vita. Sì, oserei dire dove d'insolito da spettacolo. Stravaganza del mondo animale pur di sopravvivere. Darwin ne sarebbe rimasto scioccato. Regola numero 1, mimetizzarsi. Sono così ben camuffati che solo un occhio esperto riesce ad individuarli. Come questi antennaridi che a tutto assomigliano men che meno a un pesce. Hanno modificato la loro sagoma e stazionano su postatoi accuratamente scelti che generalmente non abbandonano mai. Questo si spaccia per spugna a canna d'organo color lavanda, riproducendo alla perfezione il colore e l'ordito superficiale. Non si vede? Notate l'occhio e la bocca, è l'unico riferimento. State guardando dietro il pesce scorpione color arancio? Vi sbagliate, osservate bene in primo piano il pesce rana verde come la spugna. E questi altri due piccoli pesci rana arancioni sono appoggiati sul corpo verde del genitore. Non si vede, ma notate la bocca. Ma l'aspetto più sorprendente degli antennaridi o pesce rana sono la mutazione e l'adattamento delle loro pinne pettorali. Hanno l'aspetto di vere e proprie zampe palmate, infatti sono pessimi nuotatori e preferiscono camminare per spostarsi. Anche i pesci Pegaso non nuotano, ma camminano, sempre in coppia naturalmente. Le sorprese continuano.
Questo brutto pesce diavolo è pieno di bitorzoli e spine, con delle ali colorate che cammina sul fondo con le zampette. Il pesce civetta, invece di nuotare, plana su delle ali raggiate come quelle dei pipistrelli. Regola numero 2. Nascondersi. Sì, ma dove? Sotto la sabbia, naturalmente. Nascondersi. Sia per cacciare, sia per non essere predati. Lo sanno bene i serpenti e l'anguilla serpente, dotate di una coda rigida e appuntita, grazie alla quale sprofondano nel substrato nuotando all'indietro. Questo granchio sì che si è nascosto bene, quest'altro poverino non trova rifugio e si protegge con un riccio. La Rhino murena nastro azzurro, ma nera e gialla in livrea giovanile, vive in tana e aspetta danzando che qualche ignaro pesciolino capiti a tiro. E se non si trova proprio un rifugio per nascondersi, ma si va bene anche il cocco e la conchiglia. L'importante è non essere predati, ma sopravvivere a tutti i costi. Anche facendo finta di essere uno scoglio come il pesce pietra, o una foglia morta come appunto questo pesce foglia.